Bentornati su Colo Iene su YouTube. Quest'oggi bollettone per la dodicesima giornata di Serie A Team. E ricordiamo che, come sempre, siamo in collaborazione con Sanio Sport 2.0, la testata giornalistica locale che ci supporta. E sopporta soprattutto. Quindi partiamo con questi pronostici della dodicesima giornata di Serie A, con il primo Benissimo. anticipo delle ore 18 tra rossoblù, Bologna Vabbè. contro Crotone. Non commento la tua battuta di prima. Vabbè, però. Bologna e Crotone, insomma, partita che sulla carta noi ci sentiamo di dire che il Bologna è favorito, non solo perché gioca in casa, ma soprattutto perché ha fatto delle buone prestazioni, ma i risultati non sono arrivati. Avrebbe meritato qualche risultato positivo in più. E quindi noi abbiamo puntato all'uno fisso del Bologna, oppure in alternativa. Un bel multigol totale 2-4 per due difese che non fanno benissimo in campionato e però che potrebbero arrivare a fare qualche gol. Passiamo quindi dal match delle 18 a quello delle 20:45, che è un grande match. Ovviamente il derby della lanterna, bellissimo derby della lanterna, no? Derby della lanterna dove c'è una squadra molto in forma tra le due di Genova, ovvero quella là della Sampdoria, che noi purtroppo vediamo favorita in questo incontro, date Purtroppo le per il ottime Genoa. prestazioni, purtroppo di Genova, a me non ne frega un dubbio in realtà. E comunque noi abbiamo puntato quindi su un X2 in favore della squadra più in forma, In oppure... alternativa, un gol che in un derby come per ogni derby che si rispetti non può mancare. Una quota che oscilla sempre tra l'1,60 e l'1,80, che potrebbe fare sempre al caso La vostro. quota, la quota, la quota. Comunque, volevamo dire in aggiunta che magari state attenti al pareggio perché ci potrebbe stare. Esatto. Attenzione. Andiamo avanti. Match, launch match, Delle giusto? 12:30, che vede l'Inter in casa affrontare un Torino che viene dalla scorsa vittoria contro il Cagliari. Finalmente ritorna la vittoria e ritorna anche il Gallo Belotti, una formazione quindi quella guidata da Mihajlovic, che è in cerca di ulteriori risultati positivi e che potrebbe arrivare a dare molto fastidio all'Inter di Inter, che Spalletti, però con parte Spalletti favorita. sta portando a casa anche risultati che magari sulla carta non avrebbe dovuto, dal punto di vista di gioco, espresso in alcune partite. Però Spalletti, io mi fido, è un grandissimo allenatore. Secondo me, riuscirà a portare a casa il risultato anche contro una squadra ben organizzata come il Torino, che tranne con il Cagliari, le ultime partite, diciamo, ha sofferto un pochettino, forse proprio per l'assenza di Belotti. Comunque, il trend offensivo del Torino è di tutto rispetto. Quindi, come risultato, potrebbe esserci anche il gol. Però noi, come primo risultato, Consigliamo ci l'uno fidiamo fisso. dell'Inter. 1-0. Uno fisso. Passiamo adesso quindi ai match, come dice la Iena Censo, digestivi. Quindi alle ore 15 c'è un bel match che ti interessa, Censo. Qual Qual è? Cagliari-Chievo, se non sbaglio? è? Cominciamo benissimo. Ah, Cagliari-Hellas Cagliari-Verona. Verona. Cagliari-Verona. Un Cagliari che anch'esso in crisi un po' di risultati, d'altronde come il Verona, che nonostante la bella prestazione contro l'Inter ne è uscita sconfitta. Un match che si preannuncia un po' ricco di gol, motivo per il quale noi azzardiamo un'ottima quota alta, che è l'over 1,5 primo tempo. In alternativa, Cinzo, potrebbe essere il caso di rischiare una doppia chance, però in favore di chi? Di rischiare, ma se il primo era rischiato, il secondo invece un X2, ci sta tutto un X2, no? Ma sì, In favore degli ospiti, ma giusto perché la quota è un po' più alta. diciamo che è una partita non sulla carta molto facile né per l'una né per l'altra, quindi magari il pareggio potrebbe uscire così come se Sentiamo niente puzza di fosse. pareggio, effettivamente. Però magari per una convenienza a livello di come quotata, la Per il doppia nostro chance. portafoglio potrebbe essere meglio questo X2. Comunque, andiamo avanti con... Con una bella partita, perché preparate le lavatrici, perché sta arrivando La la... nostra macchina. Macchia di giornata, che è quindi Chievo-Napoli, una partita sulla carta non molto facile per il Napoli. Perché, Cinzo? Partendo dal fatto che il Chievo insieme all'Atalanta è la bestia nera del Napoli, aggiungerei anche il fatto che il Chievo nelle ultime uscite, nonostante l'ottimo inizio, sta trovando qualche difficoltà a livello dei risultati, mentre il Napoli potrebbe sentire delle fatiche europee. Quindi noi che cosa abbiamo deciso? Allora, noi come risultato più azzardato consigliamo un 1x, proprio perché vediamo il Chievo cercare di fare la partita, nonostante un grandissimo Napoli primo Insomma, lì si in chiude in difesa e classifica. Vabbè, riparte in contropiede, però... anche sono le armi migliori del Chievo, diciamo. Però potrebbe fare del male alla difesa dei partenopei. Quindi attenzione all'1x, anche se un risultato ovviamente molto azzardato, più plausibile forse il gol, Cinzo. Sì, abbiamo considerato come secondo risultato il gol, mentre infine, siccome non ci aspettiamo una partita eclatante,
estremamente ricca di gol, proprio perché il Chievo farà la sua partita difensiva in contropiede, potrebbe trovare qualche difficoltà in Napoli, magari stanco, abbiamo consigliato un under 3,5. Anche se un po' a sorpresa, ma puntateci. Proprio perché a sorpresa è ben quotato. Esatto. Passiamo a un big match, al big match forse di giornata, quello più importante, che è Fiorentina-Roma. Fiorentina-Roma, partita non facilissima, soprattutto perché la Roma viene da dei risultati sì positivi, ma con delle prestazioni, ahimè, non brillantissime. Mentre la Fiorentina ha fatto il suo passo falso la settimana scorsa contro il Crotone, macchia presa da noi, ovviamente era la macchia regionale della settimana scorsa. Quindi diciamo che noi propenderemmo più per un 1 in favore della Fiorentina, o 2, non si capisce. Quindi in questo caso abbiamo giocato due combo con una doppia chance, che è quella di 1-2 più under 3,5, perché vediamo, nonostante tutto, una partita da pochissimi gol, quindi un 1-2 che potrebbe fare al vostro caso, e non è una partita da pareggio per noi, magari da pochissimi gol potrebbe prevalere sia l'una che l'altra squadra. Oppure, in alternativa, un multigol ospite 1-2, proprio perché non ci saranno troppi gol. 1-2, ma comunque la Roma ha un attacco molto, molto, molto più convincente, diciamo, in questo momento rispetto a quello della Fiorentina con Dzeko. Sicuramente. E diciamo, multigol propende più verso gli ospiti che verso i padroni di casa. Non sono perso, non vi preoccupate, sono ve lo dico. Passiamo a un altro big match, che è Juventus-Benevento. Chiamalo big match, insomma. Partita teoricamente già scritta sulla carta, purtroppo per il nostro Benevento. Andrà a affrontare fuori casa, in uno degli stadi più difficili d'Italia, probabilmente. Quello dove la Juventus praticamente non perde quasi mai. E quindi... temo un po' giocato per il Benevento, ma ovviamente in questo caso l'unico risultato che ci veniva in mente era in favore dei bianconeri. Abbiamo utilizzato una combo che potrebbe essere, attenzione, un 1 più over 1,5, però primo tempo, per far alzare la quota. Sì, purtroppo tutto ciò che era in favore della Juve era quotato poco, quindi non sarebbe valsa la pena a quel punto. Abbiamo dovuto arrischiarci un pochettino su queste quote. Poi in alternativa che cosa abbiamo messo, Bizzuccio? Un bel 1 più no gol, perché vediamo il Benevento non in grado tantissimo di arrivare al gol, esatto, contro Buffon e soci. Soprattutto perché magari potrebbe essere una delle poche partite in cui la Juventus poi non prende gol. Esatto. Quindi vedremo, come insomma, statistiche, come vedremo, direbbe qualcuno. Finiamo i match digestivi. Ma con come vuoi. Lazio-Udinese, giusto? No, non è giustissimo. Sì, è allora prendere un po' in giro, un po' di birbanderine. Che già non leggo bene, non è se ho fatto vecchio. Passiamo quindi a Lazio-Udinese, una partita sulla carta che dovrebbe essere molto facile per i biancocelesti. Cenzo, cosa ne pensi? Sì, teoricamente sì, è vero, dovranno fare il loro turno in Europa, insomma, belli carichi, faranno la loro magia. Ma giustamente affronteranno questo Udinese, dove noi ovviamente vediamo teoricamente favorita la Lazio, però potrebbe anche arrivare il risultato a sorpresa, un possibile pareggio, perché potrebbe arrivare il passo falso della Lazio, però ci fidiamo tutto sommato della Lazio, quindi un 1x più, se non erro, dai un'occhiata tua al bollettone lì. Allora, noi abbiamo giocato anche in questo caso, come nel caso di Fiorentina-Roma, due combo. La prima è appunto 1x più over 2,5 per la facilità con la quale arriva la Lazio sotto porta, ma attenzione all'1x più gol, perché l'Udinese potrebbe essere magari in grado di arrivare a fare il gollettino così sobrio, però attenzione. Ci fidiamo della Lazio. Copriamo col pareggio, ma ci fidiamo della Lazio. Esatto, l'1x fa proprio al caso. Passiamo partita adesso. Delle 18. Chi mi guarda? Passiamo adesso alla partita delle 18, che è Cinzo Atalanta. Atalanta SPAL, non quella che fa dalle terme, insomma, massaggio e roba alla SPAL. Andiamo avanti. In ogni caso, Atalanta SPAL, che potrebbe essere una bella partita. Vedremo stasera cosa combinerà l'Atalanta in Europa League. E soprattutto la SPAL viene da una vittoria importantissima contro il Genoa. L'Atalanta invece viene da una sconfitta contro l'Udinese fuori casa. Noi, per la logica dei numeri, andremo più in favore dell'Atalanta, magari con una bella combo, Cinzo, che è 1x più under 3,5 in alternativa. No, poi l'alternativa mi affido a Borghello, per il mio fan da calcio, ho perso tutte le speranze, quindi non si ospite. Secondo noi la SPAL potrebbe arrivare al golletto. Potrebbe, però non vi fidate troppo, ovviamente. E passiamo all'ultimo match di giornata,
Sassuolo-Milan. Attenzione, attenzione, attenzione. Cosa molto difficile in questa partita. Sassuolo-Milan non è facile, non è Non è difficilissimo. facile Eppure, vedere una partita senza gol. Partiamo da sì, questo perché Sassuolo presupposto. sta giocando male, ma riesce a fare il suo colletto Sì, praticamente quasi esatto. sempre nelle ultime uscite. E In quindi più, non noi, dimentichiamoci che si esalta quando vede rosso-nero. Ricordiamo il grande Berardi, Berardi, no? 18 Belotti gol a sta dicendo. partita contro il Milan. In questo caso noi vediamo solo due risultati, o gol over 2,5, e penso che siano anche quelli più plausibili per una partita un po' complicata per questo motivo, in questo momento della Serie A. Chiudiamo qui magari, direi, Dobbiamo se fare per... qualche saluto. Ah sì, facciamo dei saluti. Io saluterei soprattutto Thor67 alias Federico. Un bacione e forza Casteddu, perché è un bravissimo ragazzo che ci commenta sotto i video, i commenti un po' sul Benevento. Ci troviamo a parlare con il Cagliari, una persona molto sportiva e che ci fa, con la quale ci fa molto piacere parlare. Salutiamo però un altro ragazzo molto simpatico, che è Riccardo Riccardo. Monetti, ovviamente ci direi tu chi è, Vizio. Riccardo è ormai un nostro alleato per il Fantacalcio, ci ha contattato su Facebook per avere qualche dritta sul Fantacalcio. Per fortuna gli abbiamo consigliato bene e lui è riuscito a vincere al Fantacalcio con tre bei punti e le Sharawi dell'Eurogol che ha fatto contro il Bologna. E infine chiudiamo con i saluti, perché salutiamo il nostro carissimo amico Peppe Batman Coccia, un meglio e Ciao Peppe. soprattutto ringraziamo per la tua pubblicità, che non indifferente. E penso che va bene così, almeno per quest'oggi, altrimenti ci dovremmo impiegare a fare altri 26 minuti di Sì, video. visto che sono stanco, fate voi, andate a vedere il finale degli altri video Vedere, e poi dite, va qua bene. escono le cose, i video precedenti, eccetera, eccetera. Quindi da Iena Biziuccio, Iena Cinzia è tutto. Mi raccomando, non dimenticate di mettere un mi piace al nostro canale, di iscrivervi, commentate, fate quello che volete e soprattutto di dare anche uno sguardo al sito di Sanio Sport 2.0 e alla loro pagina Facebook. Noi ci incontriamo, ci Giusto. vediamo con il prossimo video e quindi buonanotte a tutti.